che vi ricordano questi suoni? È il flipper, quel gioco di importazione statunitense, qualcuno lo chiamava biliardino elettrico, che dagli anni 50 ha invaso parecchi bar e locali pubblici. Una moneta e si giocava. Ed era un tripudio di suoni, luci, segnapunti da festa popolare. Ora l'era del digitale ne ha decretato la scomparsa, ma non la memoria. Tant'è vero che i fantastici e coloratissimi flipper superstiti sono diventati pezzi da collezionismo vintage e i modelli più ricercati possono arrivare a costare fino a 8-9 mila euro. Chi li possiede però non li considera solamente semplici oggetti di arredamento, come ci racconta Camilla Francisci. Vintage, ma con tanta voglia di giocare. Dalla bagatelle francese del Settecento, il flipper si è evoluto nel definitivo pinball americano nel 1947. Introducendo le palette per respingere la pallina, il gioco di fortuna si trasformò in una sfida di abilità. Federico Croci, ideatore del Museo del Flipper di Bologna. Da noi diventa flipper perché questa paletta ricordava la pinna dei delfini e c'era questa scritta che indicava appunto questa funzione. In Italia lo troviamo a partire dagli anni 50, eredità delle basi militari americane dismesse. Ogni flipper ha un suo nome suggerito dai disegni delle vetrofanie, Fast Track, Space Shuttle, ma anche Pirati dei Caraibi o Guerre Stellari. Fino agli anni 70 le grafiche seguivano gli eventi di costume. Il punto di svolta è stato il film Tommy del 1975. Il film parlava appunto di un giocatore di flipper e quindi fu un ottimo traino pubblicitario. Renzo Arbore, quanti flipper ha? È un desiderio che io ho esaudito comprandone due d'epoca. Flipper erano inseguiti da noi ragazzi perché costavano un po' troppo, 50 lire una sola partita, 3 partite 100 lire. Cosa ci ha disegnato? Io ho scelto i flipper tra quelli antichi, dove si vincevano le altre partite. C'è quella decorazione, quelle donnine, quelle meravigliose scene con uno spirito degli anni 40 e apprezzo molto nei disegnatori di quell'epoca. Collezionare flipper significa poterci giocare ancora in una sorta di amarcord giovanile. Lei come se la cava? Quando vengo gli amici continuo a giocarci, uso ancora ogni tanto la botta di anca per indirizzare la pallina e non farla andare in buca, anca permettendo. E certo, alla mia età vedermi giocare e ancora divertirmi come un bambino mi fa sentire un po' più giovane.